Buongiorno a tutti, oggi 18 gennaio 2022, sono le ore 9 e 10 minuti, riunione della terza commissione, prego la segretaria che chiama l'appello, grazie. Presidente Paragauti, Presente. consigliere Giaconia, Buongiorno, presente. consigliera Mella, Buongiorno, presente. vicepresidente Ficarra, assente, consigliera Meli, assente. Tre consiglieri su cinque, a lei la parola, presidente. Grazie, il costruttore Nuno Lagari che ha aperto la seduta. Questa mattina abbiamo deciso di incontrarci per dare una prima lettura di quelli che sono gli atti del piano di riequilibrio. Tra l'altro oggi alle 11 dovrebbe esserci il sindaco in aula per parlare dell'argomento, quindi non è male ci presentiamo almeno preparati. E se riusciamo a leggere tutto quello che è l'atto deliberativo. Allora, dovremmo avere allegato l'atto alla. Noi abbiamo. Vediamo cosa c'è per qui. Parere contabile. Paolo, io ce l'ho comunque, era arrivato perché io me lo sono fatta stampare da una delle nostre collaboratrici ed è del 27 dicembre 2021, naturalmente. Allora, se tu ce l'hai e lo puoi leggere, perché credo che allegato non ci sia. Io qua Io c'ho il. Ecco, ce l'ho. se aprite la mail, la trovate in fondo. Ci sono tutti gli allegati. allora, aspetta, sto provando ad aprire, vediamo cosa ci abbiamo. Se no, se tu hai la possibilità di leggerlo, No, allora io posso lo anche scrivo. leggerlo perché ce l'ho stampato, è in un carattere piccolissimo, ma ce l'ho, 30 pagine. Vabbè, dai, allora leggi tu, dai. Va bene, dai, aspetta che mi sposto un po'. Allora, oggetto proposta di deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex articolo 243 bis del decreto legislativo numero 267 del 2000. Il Collegio dei Revisori del Comune di Palermo ha acquisito la proposta di deliberazione a firma del signor Segretario Generale e Direttore Generale per il Consiglio Comunale, protocollo AREG numero 15770-56/2021del 21-12-2021 in data 22-12-2021. Vista in ultimo la deliberazione di giunta comunale numero 324 del 18 dicembre 2021 di immediata esecuzione adottata secondo le indicazioni fornite dall'organo consiliare con la deliberazione numero 343 del 2021, con la quale è stata approvata la presentazione al competente organo consiliare dell'allegato piano di riequilibrio finanziario pluriennale 2021-2040, con annessa la relazione che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso. Mi sentite? Sì, di forte e chiaro. Allora, visti gli articoli del decreto legislativo numero 267 del 2000, nel testo vigente inerenti la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti ed in particolare l'articolo 243 bis, l'articolo 243 ter, l'articolo 243 quater, che l'articolo 243 bis al quinto comma così dispone: il consiglio dell'ente locale entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1 delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra 4 e 20 anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario. Viste le linee guida dello schema istruttorio approvato dalla deliberazione numero 16, /SESAUT, /2021, IMPR, sono delle sigle, acronimi immagino di qualcosa, della sezione autonomie della Corte dei Conti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 7 del 9 gennaio 2013. Corte dei Conti, sezione autonomie, delibera numero 5, sezione autonomie,
INPRE del 10 aprile 2018, linea guida per l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza. Articolo 243, quater tuel. Visto la deliberazione numero 343 del 16 settembre 2021, avente ad oggetto proposta di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex articolo 243 bis, comma 1 del decreto legislativo numero 267/2000. Considerato che la proposta è corredata dai seguenti allegati che ne costituiscono parte integrante e qui diciamo vengono tutti elencati, io se siete d'accordo li No, si va di lei. salterei perché sono citati, insomma, passerei a considerata la condizione ormai perdurante di conclamati squilibri finanziari più volte segnalati dal Collegio dei Revisori dell'ente, nonché all'attenzione della Corte dei Conti dovuti alla perdurante congiuntura economico-negativa aggravata dalla pandemia da Covid-19 per gli immediati riflessi relativi sulle entrate dell'ente, determinanti da comportamenti dei cittadini impossibilitati o non disponibili all'adempimento delle obbligazioni tributarie spontanee. Premesso quanto sopra, il Collegio, esaminata la proposta di un riequilibrio finanziario pluriennale pervenuta a seguito dell'iter istruttorio e dello svolgimento dell'attività propedeutica alla sua redazione finalizzato alla creazione delle condizioni per il risanamento strutturale dell'ente, non può non evidenziare quanto posto all'attenzione del signor Sindaco, della Giunta, del signor Segretario Generale, Direttore Generale, dei signori dirigenti ed ovviamente del Collegio dei Revisori da parte del signor Ragioniere Generale, responsabile del servizio finanziario in relazione a più gravi fattori di squilibrio strutturale. Punto primo. Obblighi di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, di seguito FCDE, è l'acronimo come sempre, che costituiscono riduzione netta di disponibilità di risorse finanziarie determinato dall'applicazione dei nuovi principi contabili introdotti dal decreto legislativo numero 118 del 2021. Punto 2. Nuovi obblighi di accantonamento al fondo rischi legali intervenuti nel 2021 per l'aggravarsi delle soccombenze contenziose anche a causa del sottodimensionamento dell'ufficio legale dovuto agli ordinari pensionamenti degli avvocati. Penso che faccia riferimento a quello dell'AMIA, a cui si aggiungerà probabilmente anche quello di GESIP. 3. Nuovi debiti fuori bilancio che per l'ente costituiscono una vera patologia, soprattutto se gli stessi sono di formazione prevalentemente da settori specifici. Punto 4. Mancata approvazione delle tariffe TARI 2021 e inidoneità del relativo gettito alla copertura dei costi di smaltimento dei rifiuti. Punto 5. Strutturale ricorso all'anticipazione onerosa di tesoreria ed utilizzo in termini di cassa dell'entrata a destinazione vincolata. Punto 6. Potenziali effetti squilibranti conseguenti dall'esercizio del controllo analogo, incompatibili con una corretta gestione le cui disfunzioni sono state ripetutamente segnalate dal Collegio del Revisore e che, se non correttamente governate, possono determinare in qualsiasi momento l'insolvenza dell'ente. Esame del piano. Il piano analizza compiutamente i fattori di squilibrio del bilancio già posti all'attenzione del signor Ragioniere Generale. Punto A. Fondo crediti di dubbia esigibilità, fattore di disequilibrio strutturale richiedente l'individuazione di misure correttive strutturali. Anno 2021, 181.841.106 euro e 28 centesimi. Anno 2022 174.730.000 euro 742,46 centesimi, anno 2023 174.683.442 euro e 46 centesimi.
Da applicazione obbligatoria dei principi contabili, i rispettivi deficit di accantonamento al bilancio 2021-2023, rispettivamente anno 2021 71.657.405,21 euro, anno 2022 56.239.669,51 euro, anno 2023 52.297.248,48 euro. B. Fondo rischi spese legali, fattore di disequilibrio non richiedente l'individuazione di misure correttive finanziarie e strutturali, ma solo una tantum. Gli obblighi di accantonamento al fondo sono quantificati in 85.465.493,73 euro. Punto C. Nuovi debiti fuori bilancio, fattore di disequilibrio non richiedente l'individuazione di misure correttive finanziarie e strutturali, ma sono una tantum, comunicati dai dirigenti comunali per 25.700.311,26 euro. Viene segnalata correttamente l'incombenza della mancata definizione di un reclamato credito da parte di Amat al 31-12-2019 per 111.076.500 euro. Immagino che sia contenzioso relativo dal mancato corrispettivo della ZTL estesa fino a via Notar Bartolo, giusto? Sempre quello, eh. Sì, se è l'Amati che chiede, sì, Sì, sarà sicuramente. quello, nei 30 milioni, 30, 30, 30. Ove non definito transattivamente, renderebbe inutile ogni buon proponimento risanante. D. Controllo effettivo delle società partecipate, fattore di disequilibrio strutturale non richiedente l'individuazione misure correttive finanziarie, bensì amministrative. Allo Stato la situazione rasenta la ingovernabilità. Gli organi amministrativi delle suddette eludono le regole del controllo da parte dell'ente, sottraendosi deliberatamente, mancando al dovere di leale collaborazione amministrativa evidenziata nelle relazioni del signor Ragioniere Generale e più volte stigmatizzata del Collegio dei Revisori. Io credo, per esempio, che ad oggi l'Amat non abbia firmato l'addendum con il quale si adeguava a quel taglio complessivo di 13 milioni di euro che ha investito tutte le aziende partecipate. Credo che ad oggi non l'abbia ancora firmato. Rilevati disallineamenti. Questo lo accetteremo, No, ma credo di sì, Paolo. Credo che sia l'unica azienda, che non abbia alla fine firmato l'addendum relativo al taglio che gli competeva. Perché appunto il contraltare, se non ricordo male, è che il comune rivisiti, cioè il comune, il consiglio, rivisiti il contratto di servizio e accetti la rimodulazione del piano di risanamento che prevede, diciamo, il piano B, cioè il taglio di quei servizi che sono ad oggi in perdita. Io sono rimasta a quel punto, poi mi potrei anche sbagliare. Ma Rilevati. penso che noi dovremmo fare poi un po' di convocazioni, secondo me, Sì, credo che siamo fermi a quel punto, però non lo so, sono disponibile ad essere smentita. Allora, dove è arrivata? Mancando al dovere di leale collaborazione amministrativa evidenziata nelle relazioni del signor Ragioniere Generale, più volte stigmatizzata dal Collegio dei Revisori. Rilevati disallineamenti e perdite di esercizio, ritardi nell'approvazione dei bilanci di esercizio, violazioni anche dei controlli societari rilevati dai sindaci e dai revisori delle società. Rispettato il principio della prudenza posto dalla Corte dei Conti con la delibera numero 25 del 2021, stante la situazione di perdurante crisi in cui versano talune società partecipate, nell'ambito del risultato di amministrazione al 31-12-2020 sono state accantonate risorse per complessivi 26.377.999 euro. Finalizzata a far fronte ad eventuali future perdite di esercizio, peraltro estremamente probabili nel caso di Amat.
mancata approvazione delle tariffe tarie 2021 in correlazione col PEF ed inidoneità del relativo gettito tributario alla copertura dei costi di smaltimento dei rifiuti. In violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 1,654 della legge numero 147 del 2013, che impone la copertura integrale dei costi, fattore di squilibrio non richiedente misure strutturali, ma solo una tantum. Secondo la validità trasmessa dalla SRR relativamente al PEF-TARI, il costo ammonta ad 147.559.969,51 euro, comprensivi della rata annuale dovuta ex articolo 107,5 del decreto legislativo numero 18 del 2020, ammontante ad 8.831.312 euro. Le tariffe tarie applicabili nel 2021 sono idonee ad assicurare un gettito complessivo pari a 128.669.893 euro. Lo squilibrio è pari ad ulteriori 18.890.076 euro. Certo, è notevole lo squilibrio. F. Strutturale ricorso all'anticipazione onerosa di tesoreria ed utilizzo in termini di cassa delle entrate a destinazione vincolata, fattore di disequilibrio richiedente misure strutturali. L'importo dell'anticipazione di tesoreria non restituita alla data del 31-12-2020 è pari a 46.661.000 euro. 568 euro e 85 centesimi, mentre l'utilizzo in termini di cassa dell'entrata a destinazione vincolata alla medesima data ha assunto il valore di 187.655.865 euro e 94 centesimi. La somma degli importi delle passività assegnati da ripianare ammonta pertanto a quasi 500 milioni di euro, pari al 66,98% del totale della spesa impegnata al titolo 1 al 31-12-2020 per 654 milioni 479 mila 13 euro 62 centesimi. La durata del piano di riequilibrio, dunque, può essere determinata in 20 anni. G. Vengono segnalate le pronunce della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e le misure correttive adottate dall'ente locale. H. Si riferisce del saldo di finanza pubblica che per anni è stato rispettato. I. Gli andamenti di cassa per cui si riferisce delle esposizioni con i relativi saldi e dell'utilizzo delle entrate vincolate in termini di cassa per le spese correnti, che viene giustificato, è riferito degli equilibri di parte corrente e di parte capitale. Con il rendiconto di gestione 2019, l'ente ha dovuto calcolare la parte disponibile del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, che è risultato peggiorato rispetto al disavanzo al 31 dicembre 2018, aumento della quota annuale di euro 13.203.765 euro e 18 centesimi, di cui al piano di riparto trentennale ex articolo 3,16 del decreto legislativo 23 giugno 2011 numero 118 approvato dal Consiglio Comunale con un atto numero 443 del 5-12-2015 per un importo pari ad euro 300.857.554 centesimi, inferiore rispetto alla differenza sopra indicata tra fondo credito di dubbia esigibilità calcolato con metodo semplificato e fondo credito di dubbia esigibilità calcolato con metodo ordinario. Il metodo è stato ripianato con il ricorso all'articolo 39 quater introdotto con la legge numero 8 del 2020 di conversione del decreto legislativo numero 162 del 2019 attraverso l'adozione della deliberazione del Consiglio Comunale numero 263 del 9-12-2020
aventi oggetto modalità di ripiano del disavanzo risultante dal rendiconto di gestione 2019 ex articolo 39 quater e quater del decreto legislativo 30 dicembre 2019 numero 162. K. Entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitivo. Vengono indicate con prospetto la parte di entrate e di spese che hanno avuto negli ultimi 5 esercizi carattere di eccezionalità e o di ripetitività. L. Risultato di amministrazione. Viene riportata la dimostrazione del risultato di amministrazione e del risultato di gestione nell'ultimo quinquennio, il risultato della gestione di competenza con applicazione di avanzo. M. La capacità di riscossione nel quinquennio precedente, l'analisi della capacità di riscossione e la dimostrazione degli esiti dell'attività di recupero dell'evasione tributaria. N. L'analisi dei residui, il grado di realizzo e smaltimento dei residui attivi e passivi, l'analisi sull'anzianità dei residui attivi, l'analisi sull'anzianità dei residui passivi. O debiti fuori bilancio e passività potenziali ripartiti in base alla distinzione recata dall'articolo 194 del TUEL dal 2018 al 2021. P, contenzioso in essere e valutazione prognostiche. Ci siamo? Sì. La costituzione del fondo rischi, dunque, nonché il suo periodico aggiornamento, rientra tra le competenze esclusive dell'avvocatura comunale in relazione all'evoluzione processuale del singolo contenzioso. Costituisce non obbligo giuridico e ha finalità esclusivamente finanziarie, poiché esso, per espressa previsione dei principi contabili, è inteso unicamente a garantire la formazione di idonee coperture per l'eventuale riconoscimento della spesa legata ad un contenzioso giudiziale a salvaguardia della perdurante sussistenza. Alla data di redazione del piano, ai sensi dell'articolo 147 quinquies del decreto legislativo 267 al 2000 degli articoli 35 e seggio, non mi ricordo cosa significa, del regolamento di contabilità nel corso del 2021 si è accertato l'obbligo di incrementare l'accantonamento al fondo rischi spese legali per un valore non assistito da alcuna copertura finanziaria pari a 85.465.493 euro e 73 centesimi. Importo questo considerato al netto delle somme disponibili al residuo è pari, diciamo, a 20 milioni. Cioè, rispetto a quanto dovrebbero accantonare, hanno trovato la copertura solo per 20 milioni. Ne Sì. siamo messi benissimo. Allora, poi lettera Q. Analisi sulle modalità di gestione dei servizi per conto terzi. Si è proceduto in questo caso alla verifica della corrispondenza dell'accertato e dell'impegnato dei servizi conto terzi. R. Indebitamento. Verifica rispetto dei limiti in materia di indebitamento. In ossequio alle linee guida della Corte dei Conti e nell'osservanza dell'articolo 119 della Costituzione e dell'articolo 204 del TUEL, si è proceduto alla verifica dell'andamento del debito nel quinquennio precedente e alla incidenza dei relativi interessi passivi sulle entrate correnti. L'ente non ha fatto ricorso nel quinquennio 2016-2020 a strumenti quali leasing immobiliare o operazioni di project financing. L'ente opportunamente non ha fatto ricorso a strumenti di finanza derivata. E meno male, aggiungerei io. Diciamo perché se uno ricorda i precedenti della provincia, non so se Paolo tu ci sei stato, Eh sì, i eh già, ma chi ha pagato per quel cittadini. fa come sempre. Tra l'altro credo che chi li abbia sottoscritti, forse Musotto, c'era Musotto all'epoca, giusto? C'era sì, c'era Musotto perché l'assessore era un ex Era collega. avanti. No, no, il presidente era Musotto, l'assessore poi è morto, era un collega dell'Unicredit, del Banco di Cia, del Credito Italiano. Sì, ma ricordo questa operazione allucinante, credo un guaio allucinante per la provincia. S. Al fine della predisposizione del piano di riequilibrio, i giudici contabili richiedono la conoscenza degli andamenti pregressi dei tributi locali e delle tariffe
relativa alla copertura dei servizi a domanda individuale, della gestione del servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto. L'ente deve dimostrare l'andamento di tale entrata relativamente alle fasi dell'accertamento e della riscossione, indicando il grado di copertura realizzato nel corso del triennio precedente. Si rileva l'assenza di tabelle dimostrative in questa sede. Il collegio comunque rileva manifeste criticità e le ovvie inadeguatezze del raggiungimento dei minimi, di minimali risultati relativamente alla riscossione. Spesa per il personale. Sono le linee guida contabili che impongono l'obbligo di verificare nel piano di riequilibrio se nell'ultimo triennio l'ente ha garantito il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale, acquisendo notizia delle azioni poste in essere con l'andamento della spesa del personale e il contenimento della spesa entro i vincoli posti dalle norme di finanza pubblica. L'incidenza percentuale della spesa del personale rispetto al complesso delle spese correnti, il trend di crescita o di diminuzione della dotazione organica dell'ultimo triennio, con la quantificazione delle eccedenze e delle posizioni sopranumerarie, l'incidenza dei contratti di collaborazione autonoma, collaborazione coordinata e continuativa e di quelli di cui all'articolo 110,1 del TUEL. Il collegio ha avuto modo, nel tempo di verificare il rispetto del contenimento della spesa anche in occasione delle certificazioni previste all'articolo 4 bis del decreto legislativo numero 165 del 2001, lettera U. Allora, organismi partecipati. Si impongono le seguenti verifiche. Necessita dichiarare se l'ente ha effettuato la ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute alla data di entrata in vigore del decreto legislativo numero 165 del 2016, individuando quelle che devono essere oggetto di razionalizzazione. Credo che questo l'abbia fatto perché noi abbiamo approvato, credo che faccia riferimento alla delibera relativa alla revisione annuale, no, delle partecipazioni dirette e indirette possedute dal Sì, questo comune. fatto deliberativo abbiamo esitato un'altra Ma volta. infatti, su cui abbiamo espresso parere. Quindi qua ci siamo, almeno questo l'ha fatto. Verifica della situazione. L'abbiamo fatto. Devo dire che prendo alla fine di questa cosa del panorama ambiente. Anzi, a proposito del panorama ambiente, mi pare che non abbiamo letto. Io so che è arrivata una nota del liquidatore che mi pare non abbiamo letto, o sì. No, non l'abbiamo letto. Poi, signora Tosto e signora Gnocco, appena può, cerca questa nota che è arrivata dal commissario Capetta e la leggiamo, che lui me l'ha Ma sarà aperta. relativa all'indizione dell'assemblea dei soci, no? Che sarà andata deserta, ma forse l'abbiamo letta però, forse informalmente. No, è andata deserta. Io ho letto quello che lui mi aveva scritto giorni prima della. E poi mi ha mandato, a seguito della nostra nota che abbiamo mandato a tutti e che hanno risposto il dottor Masilla, l'assessore Marino, Capetta ha fatto avere una sua nota, so, però mi pare che non l'abbiamo letta, forse se l'ha No, dimenticata. non l'abbiamo letta. Andiamo. Continua. Mi deve ricordare la parte di chi perché non ho capito bene La l'intervento. parte del liquidatore di Palermo Ambiente, si chiama Capetta. Allora, andiamo avanti, concetto. Allora, verifica della situazione economico-finanziaria di tutti gli organismi e società partecipate nell'ultimo triennio, evidenziando relativi costi, onere e situazione di criticità. Vabbè. Previsione che nel piano di riequilibrio si dia atto che si sia verificato in particolare che siano integralmente previsti in bilancio gli oneri dei contratti di servizio con società partecipate o controllate e che non vi siano esposizioni debitorie pregresse derivanti da precedenti gestioni per le quali non siano stati assunti provvedimenti di finanziamento dovuti per legge, disallineamenti delle risultanze emergenti dalla nota informativa ex articolo 11 del decreto legislativo numero 118-2011. Mizziga. Concessione di finanziamento a società partecipate. Per la Ragioneria Generale, l'ente non risulta abbia effettuato concessione di finanziamento a società partecipate in luogo del conferimento in conto capitale. Concessione di fiduciario, non rilascio di lettere di patronage, nessuna.
Rispetto dei limiti all'indebitamento ex articolo 202 e 204 TUEL, nessun finanziamento in luogo di conferimento in conto capitale. Verifica della sussistenza di criticità nella gestione o nel mantenimento dell'esistenza degli organismi partecipati rispetto alle disposizioni normative vigenti. Infatti qua rientra sempre la Palermo Ambiente però, Si riporta la... Sì, se vai avanti poi già cita Sì, le allora, ma infatti si riporta la sintesi delle posizioni debitorie riconciliate e non riconciliate del Comune verso le società in-house providing e gli altri enti facenti parte del perimetro di consolidamento. 2020, GESAP per Fondazione Teatro Massimo. Fondazione Teatro Massimo. Che non è al Teatro Massimo, giusto? È la Fondazione Teatro Massimo del Teatro Massimo. Deliberato con atto di giunta comunale numero 323 del 16-12-2020, già debitamente formalizzate nell'ambito della nota informativa ex articolo 11 del decreto legislativo numero 118-2011, così come trasmessa dalla Ragioneria Generale protocollo numero 960334 del 16 settembre 2021. L'analisi è stata effettuata in ossequio alla richiamata sulla base delle posizioni debitore e creditore degli organismi partecipati verso il Comune di Palermo, corredate dalle osservazioni dei rispettivi organi di revisione societaria, ad eccezione di AMAT. Aspetta, non l'ho capita sta cosa. Allora, l'analisi è stata effettuata in ossequio alla richiamata sulla base delle posizioni debitore e creditore degli organismi partecipati verso il Comune di Palermo, corredate dalle asseverazioni rispettivi organi di revisione societaria ad eccezione di AMAT. Alla data del 31-12-2020, gli accantonamenti sul risultato di amministrazione 2020 relativa a disallineamenti con società in-house, altre società e organismi partecipati sono riepilogate nella tabella seguente. Devo dire che la fotocopia l'ha resa malissimo e io devo dire non leggo quello che c'è scritto perché... Se vuoi io ce l'ho qui Ma lo leggi perché io non riesco a leggere. è dal computer. Comunque diciamo che sono le tabelle sono il fondo accantonamento a mancata fiscalizzazione. Allora, poi fondo perdite aziende e fondo garanzie perdite dal 30 dicembre 2015 14 milioni 240 al 2016 la stessa cosa. 2017 la stessa, al 3 dicembre 2018 75 milioni 989 si legge pure male qua, al dicembre 2019 125 milioni e al 2020 102 milioni 306, credo che sia l'importo che avevano evidenziato precedentemente. Va bene, io non, diciamo, è talmente chiaro il carattere che non riesco a leggerlo. Si vede male anche qui nel... Va bene, dalla lettura si evidenziano gravissime criticità che risultano incompatibili con futuri equilibri di bilancio. Disallineamento al 31-12-2020 nei confronti delle società in-house per partite riconciliate ma prive di copertura finanziaria è quantificato in 40 milioni e 67.057 euro. Tale forma di disallineamento con gli organi partecipati deve essere obbligatoriamente accantonato al fondo disallineamento debiti crediti con le società partecipate in-house, poiché i dirigenti competenti hanno attestato che tale importo relativo a crediti vantati dalle partecipate è ritenuto giuridicamente sussistenti, ma privi di copertura finanziaria nel bilancio, sicché si tratta di debiti fuori bilancio, segnatamente di servizi forniti dalle partecipate in violazione degli obblighi di cui ai comma 1, 2, 3 e dell'articolo 191 del decreto legislativo numero 267 del 2000. Si tratta di servizi resi a fronte dei quali non sono stati assunti preventivi provvedimenti dirigenziali di impegno e su di esso non è stato acquisito l'obbligatorio visto di copertura finanziaria della Ragioniere Generale, le cui regole sono stabilite dal citato articolo 191 del TUEL. Per tali debiti fuori bilancio vige l'obbligo per l'ente di accantonamento e la previsione delle risorse finanziarie necessarie che successivamente saranno utilizzate per il finanziamento dei provvedimenti di riscossione dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 194 del decreto legislativo numero 267 del 2000.
Prima di arrivare alla fine, diciamo, della lettura di questo parere, se qualcuno di voi lo sa, ma il parere, visto le premesse, è favorevole del Collegio dei Revisori. No, Che lo sappia, sì, io se vuoi lo vado a vedere subito alla fine. dico, nonostante tutte queste criticità, boh, Che lo sappia è favorevole. è favorevole, ma ciò costituisce una gravissima forma di deliberata elusione delle disposizioni normative in materia di programmazione di bilancio. Da un lato l'amministrazione riduce corrispettive e poi in seguito li riconoscerà quali debiti fuori bilancio per spesa corrente. Ma come si fa? Il collegio ha avuto modo di stigmatizzare e censurare l'operato. Ancora più grave si è registrato anche nel 2020 un'ulteriore forma di disallineamento con gli organismi partecipati relativo alle partite debitorie iscritte nei bilanci delle società, rispetto alle quali i dirigenti competenti alla gestione dei rispettivi contratti di servizio hanno attestato trattarsi di crediti non riconciliabili come dovuti, dunque da stralciare dai bilanci delle società. Il valore di tale ulteriore forma di disallineamento, anch'essa incompatibile con gli equilibri di bilancio, nel 2020 ha assunto il valore di 20.337.220 euro, con 29 una. Eh? 29 milioni. Ah, quanto ho detto io? Beh, 20, niente, Ah, ti 29, infatti, volevo essere buona, con un insostenibile incremento rispetto al 2019 di 21.990.000. 285 euro. Rispetto a tale disallineamento, ancorché la normativa regolante la materia non disponga un obbligo per il Comune di eseguire un accantonamento nel risultato di amministrazione, la Ragioneria Generale continua a ritenere necessario, in omaggio al principio della prudenza, che ai sensi dell'articolo 166,3 del decreto legislativo numero 267 del 2000, anche per il 2020, il detto importo sia accantonato un apposito fondo. Il valore delle due superiori forme di disallineamento può essere assunto nel prospetto che segue. Sono le elencate, forse anche tu, anche questo lo vedi male, tutte le aziende partecipate con tutte praticamente i disallineamenti delle partite riconciliate e non riconciliate, con una differenza totale di 21.990.280, che è dato dai 29 milioni delle partite non riconciliate e dai 7 milioni delle partite non riconciliate al 2020 e al 2019. Con Però la per... sì. evidenziata naturalmente, diciamo, quella maggiore, quella della RAP, che sarebbe Sì, che è di 21, 22 milioni, mi pare di leggere, 22, sì, 22 22 milioni. 13. Per i disallineamenti, perdite accertati con riferimento agli organismi partecipati, si ritiene necessario e opportuno, in omaggio al principio della prudenza, accantonare complessivi 102 milioni 700 606.425 euro, importo questo interamente accantonato nell'ambito dell'avanzo di amministrazione al 31-12-2020. Si riferisce che il Comune di Palermo ha dato attuazione nel rendiconto di gestione 2020 al parere reso dalla Corte dei Conti con la deliberazione numero 25-2021, par del 18 febbraio 2021, dall'esazione di controllo per la regione siciliana della Corte dei Conti, risposta al quesito posto dal Comune di Palermo relativamente alla possibilità di svincolare il fondo perdite qualora l'Assemblea straordinaria dei soci, anche in un momento successivo all'approvazione del bilancio di esercizio, delibera la copertura della perdita con utilizzo di riserve, utili portati a nuovo e o a riduzione del capitale sociale. Rispetto al principio di prudenza richiamato alla Corte dei Conti nel parere rilasciato con deliberazione numero 25-2021, par del 18 febbraio 2021, dalla sezione di controllo per la regione siciliana, che precisa che l'operazione prefigurata di per sé lecita può essere posta in essere solo in presenza di un legittimo ed effettivo ripiano delle perdite, e nei limiti in cui sia compatibile il principio di prudenza che deve necessariamente governare le scelte gestionali delle pubbliche amministrazioni, nonché subordinata all'esercizio di un adeguato controllo della partecipante,
sull'evoluzione della situazione contabile della società e che l'esito delle verifiche effettuate abbia escluso la reiterazione di nuovi risultati di esercizio negativo, registrandosi all'opposto una inversione della precedente tendenza. Poiché non risulta disponibile la situazione al 31-12-2020, Amat Spa ebbe certezza sulla non retenzione di ulteriori nuove perdite. Io ricordo a me stessa, mi potrei sbagliare, che l'Amat è ancora ferma a un progetto di bilancio del 2019, che io ricordi. La Ragioneria Generale ritiene di disporre il prudenziale accantonamento di 26.377.999 euro, iscrivendo detto importo al nuovo facoltativo fondo garanzia perdite future società partecipate, Corte dei Conti numero 25 del 2021. La RAP ha fatto registrare risultati positivi sia per l'esercizio 2019 che per l'esercizio 2020, pertanto si ritiene non dover effettuare alcun accantonamento prudenziale. Si precisa ancora che in applicazione al disposto dell'articolo 9,6 bis della legge numero 108 del 2021, di conversione del decreto legislativo numero 77 del 2021, decreto semplificazione bis, che ha derogato all'obbligo di accantonamento prescritto all'articolo 21 per le perdite registrate dalle società nel corso del 2020, non viene effettuato alcun accantonamento rispetto alle perdite di esercizio registrate al progetto di bilancio 2020 della GESAP, pari a 4.967.888 euro. È stata verificata l'adozione e l'approvazione del bilancio consolidato regolarmente fino all'anno 2019. I giudici contabili prescrivono la verifica nel piano di riequilibrio degli adempimenti posti in essere in ottemperanza delle disposizioni legislative relative agli obblighi di riduzione del personale e della spesa degli organi amministrativi di eventuale dismissione, scioglimento e o alienazioni. Non risulta in proposito, è noto che le partecipate eludono il controllo a partire dalla presentazione del piano industriale. Di che stiamo parlando, infatti? Sulla questione il Collegio di recente ha avuto modo di esprimere un parere articolato e critico. Questa cosa dei piani industriali è una cosa vergognosa. Sì, io sono qua 10 anni e il piano industriale non è, no, o non sono arrivato, quei pochi sono arrivati, non posso di mai arrivare. Però Ma Paolo, noi io guarda. 5 anni che siamo qui, un atto deliberativo di piano industriale non è arrivato. Avevamo soltanto all'inizio della consigliatura, e se vi ricordate, avevamo dei piani industriali vecchi, che non credo dal 2000, del 2000 e 16, che poi abbiamo, che sono, credo che sia ancora iscritto Stati all'ordine bocciati, e quelli che sono andati in commissione credo che siano stati anche bocciati. del giorno. Sì, infatti, ma io non ho cosa del problema. Sì, sono Andiamo avanti. stati bocciati. Uno di quelli che mi ricordo è quello di AMG, quello di AMA, perché è considerato troppo lunga la durata, non so se vi ricordate, c'erano tante motivazioni. Però da noi non No, sono mai arrivati, si fermarono in commissione bilancio. non sono mai arrivato, no, ma neanche lì, qui noi avevamo soltanto dei piani industriali vecchi della scorsa consigliatura. Per quanto riguarda da quando siamo qui, dal 2017, un piano industriale nuovo non è arrivato. E quelli precedenti che erano arrivati non li abbiamo esitati perché, premesso che quando noi siamo arrivati erano già scaduti. E poi perché credo erano nel 2016 l'ultimo che abbiamo ricevuto, e poi perché praticamente erano fatti veramente continui, cioè non aveva nessuna logica di piano industriale. Verifica trasferimento di beni patrimoniali a titolo oneroso da altro titolo a favore di società partecipate. Va verificato e indicato nel piano di riequilibrio se risultano trasferiti beni patrimoniali a titolo oneroso da altro titolo a favore di organismi partecipati, illustrando in caso positivo le ragioni della scelta e i costi che l'operazione pone in carico all'organismo partecipato o all'ente stesso. Nulla risulta, però diciamo, allora mi fermo rispetto a questo punto, ma tutto ciò che indica il Collegio del Revisore, noi dovremmo verificarlo, visto che alla data del 27 di quest'ultimo periodo non risulta nulla. Noi lo dobbiamo verificare entro il 31 dicembre? Gennaio? Perché noi dobbiamo approvarlo entro il 31 gennaio
E nel frattempo, dopo il parere del revisore, ci sono queste, diciamo, novità anche di trasferimento di fondi. E poi c'è la novità degli atti deliberativi che vanno aumentare alcune tariffe che vanno inserite e vanno verificate se sono state fatte e se il gettito previsto è quello che è scritto nel. Ma cioè, siamo al 18 oggi, giusto? Sì, oggi è il Mancano simbolo. 13 giorni. Lo so. Boh, Sì, sarei io. vediamo che succede. Io sono un pochino scettico. Sono un poco scettico. Vediamo cosa esce fuori. Ma noi per completare la lettura di questo parere ci metteremo una settimana. Spesa degli organi, solo per leggerlo, spesa degli organi politici istituzionali, sussiste l'obbligo di attestare nel piano del riequilibrio l'andamento dell'ultimo triennio delle spese di competenza per il funzionamento degli organi politici istituzionali al fine della verifica del rispetto dei limiti imposti dalla normativa sulla riduzione dei costi della politica. Credo che alluda, non so, per esempio, a gettoni di presenza. Secondo me sì, il problema è che si vede che nel piano di equilibrio non ne tengono conto di queste Ma infatti, cose. Vabbè, non solo di gettoni, anche il rimborso di lavoro, le spese di gestione. allora io leggo quest'altra parte e poi devo dire devo lasciare la seduta. Allora, sezione 2, il risanamento e misure di riequilibrio. Misure di riequilibrio economico-finanziario. Programma di riequilibrio, aspetti salienti, quantificazione massa debitoria ed esposizione e quantificazione degli effetti delle misure più significative programmate dall'ente per il riequilibrio finanziario. Il Comune di Palermo ha effettuato, al fine della predisposizione del piano, la ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili, ai sensi dell'articolo 194 del TUEL, ad oggi conoscibili o conosciuti, la revisione e il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi conservati in bilancio, deliberazione della Giunta Comunale numero 259 del 21 settembre 2021 e una prima approfondita ricognizione generale della spesa, al fine di individuare le possibili azioni per effettuare una sua rigorosa revisione e una puntuale valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente. Con deliberazione di Consiglio Comunale numero 343 del 16 settembre 2021, il segretario generale, direttore generale incaricato all'organo consiliare dell'attività di alta vigilanza e stretto coordinamento della dirigenza, al fine di disporre, con il supporto ragioniere generale dei dati contabili necessari ed utili alla redazione del piano di riequilibrio, ha proceduto alla costituzione di appositi gruppi lavoro e tavoli di coordinamento tecnico secondo un cronoprogramma illustrato nella relazione informativa, come richiesto al Consiglio Comunale, protocollo numero 11, 13, no, numero 13, 65 810 del 20/10/2021. Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale tiene conto della specificità della condizione economico-finanziaria del Comune di Palermo, caratterizzata soprattutto da un deficit della capacità di riscossione delle entrate, oltre a prevedere il totale ripianamento e pagamento dei debiti fuori bilancio inseriti fra le passività, individua e pianifica l'attuazione di specificazioni e misure correttive atte al risanamento, in particolare orientate a interventi per il potenziamento della capacità di riscossione di tutte le entrate comunali mediante l'introduzione di puntuali innovazioni di sistema, interventi finalizzati alla riduzione dei costi delle spese per il funzionamento degli uffici comunali, quale la riduzione dei fitti passivi comunali, e razionalizzazione della spesa per l'erogazione dei servizi quali la mensa scolastica. Ma questa della riduzione dei fitti passivi comunali ci risulta? Per No, è quello che dovrebbero fare, che noi abbiamo esempio, ma infatti qualcuno di noi ne sa magari per vie informali. diciamo, i fitti passivi sono elevatissimi e paghiamo un sacco di locale No, affitto. lo so. Interventi relativi al recupero di nuove entrate mediante un piano di alienazione, concessione dei beni patrimoniali, immobiliari, vendita delle partecipazioni azionarie delle società GESAP. Interventi per la contestuale realizzazione, anche se qui il sindaco ha sempre detto, ma non solo, che è contrario, ma non si capisce bene se poi ce lo troviamo inserito.
Interventi per la contestuale realizzazione del necessario processo di conversione organizzativo-professionale del Comune di Palermo nell'ottica preminente di un'organica attuazione di puntuale strategia di politica del personale con corredata costante miglioramento dell'utilizzo delle risorse destinate alla spesa del personale, quale azione trasversale e strumentale per il risanamento finanziario. Le azioni elencate sono ampiamente illustrate in dettaglio nell'allegato relazione allegato A. La durata massima del piano di riequilibrio legittimamente determinata è in 20 anni, 2021-2040, ai sensi dell'articolo 243 bis, 5 bis del TUEL, in funzione del rapporto tra le passività da ripianare e gli impegni al titolo 1 della spesa. Con riferimento. E questa cosa credo che sia modificata, dovrebbe essere 22-41, perché questa è l'allora nuova parere, perché si pensava che partisse il 31 dicembre, ma credo che parto nel 2022, perché le azioni che dovrebbero essere messe in campo non ci sono, credo. Poi lo faremo spiegare. Non dovrebbe essere, se, come dici tu, 2021-2041. 2022-41. 2020-2041. Ah, Il se, ragionamento ma non lo so, verificheremo. è a 22:42. Ah, 22:42 addirittura. Vabbè. Prego, concentrati. Ah, sì, 22-42, perché appunto è di 20 anni. Ai sensi dell'articolo 243 bis, 5 bis del TUEL, in funzione del rapporto tra le passività da ripianare e gli impegni al titolo 1 della spesa. Con riferimento a dati di preconsuntivo 2020, giusta deliberazione di giunta comunale numero 291 del 18/11/2021, di immediata esecuzione, che a quelli del rendiconto della gestione 2019, approvata con deliberazione consiliare numero 185 del 20/10/2020, superiore al 60%. Nella redazione del piano di risanamento sono state valutate tutte le misure necessarie per superare le condizioni di squilibrio elevate, tale quale l'inadeguata capacità di riscossione da parte dell'agente della riscossione, l'insufficiente capacità di eseguire gli accantonamenti di legge al fondo credito di dubbia esigibilità, la persistente situazione di illiquidità strutturale al ricorso all'anticipazione onerosa di tesoreria e all'utilizzo in termini di cassa delle entrate e destinazione vincolate. Io, diciamo, qualora non l'avessi capito, ma l'anticipazione onerosa di tesorerie è quella, diciamo, che dovremmo restituire normalmente, siccome non siamo in grado di restituirla, viene caricata di interessi, è quella? È E l'ho scoperto di conto. quella, giusto? È quella. E all'utilizzo in te, magari per capire, diciamo, ora che comincio a orientarmi, si mette in discussione che andiamo a un'altra lezione, diciamo, mi serviranno a poco queste, diciamo, che un minimo sono riuscita a comprendere. E all'utilizzo in termini di cassa e l'entrata a destinazione vincolata. Gli accantonamenti al fondo rischi spese legali anche in funzione di due ingenti contenziosi risalenti ad anni precedenti, in questo caso è quello di cui dicevamo poco fa. Sussistenza di debiti fuori bilancio, principalmente riferibili ad una mole di procedure esecutive azionate nei confronti dell'ente, e i rimedi individuati constano in azioni di risanamento esposte in dettaglio nella citata relazione allegato A, che ci leggeremo. I cardini della manovra di risanamento, finalizzati al raggiungimento del complessivo squilibrio finanziario dell'ente all'interno del piano, sono: va bene. Potenziamento ed efficientamento dell'attività di riscossione delle entrate dell'ente, anche in virtù delle migliori performance assicurate dalla successiva ex legge di ADER, Agenzia delle Entrate a Riscossione, alla soppressa Riscossione Sicilia SPA, in uno alle misure organizzative per rafforzamento degli uffici comunali interessati nell'attività di accertamento e riscossione delle entrate comunali, nonché preposta alla lotta all'evasione anche mediante il ricorso a nuovi strumenti regolamentari. Quest'ultimo punto mi pare che sia stato abbondantemente disatteso, viste, diciamo, le doglianze manifestate direttamente, diciamo, dal capoario del settore tributi, no? Anche Mi pare che sia perché stata non è che era. abbondantemente denunciata dalla dottoressa Mandalà. Misure finalizzate tanto all'incremento di ulteriori entrate che alla riduzione delle spese in un contesto di complessiva riorganizzazione delle attività e della struttura dell'ente, ciò nella relazione allegato A. Si auspica
con effettivi margini di miglioramento rispetto al dato storico passato, così da ridurre gli accantonamenti al fondo dubbio credito esigibilità, che riduce al netto le risorse disponibili. Viene stimato che i livelli di miglioramento del Comune di Palermo può conseguire con la significativa riorganizzazione dell'ente, vedi relazione allegato A, sono amplissimi, consentendo così il raggiungere, abbiamo quasi finito, così il raggiungere dell'equilibrio di bilancio in tempi congrui mediante l'attuazione della manovra del piano di riequilibrio. In tale direzione un concreto ed efficace strumento per una più efficiente capacità di riscossione coattiva viene offerta dall'introduzione con la legge numero 160-2019 dell'istituto dell'accertamento esecutivo per i tributi locali applicabile agli atti emessi a partire dall'1 gennaio 2020 e con effetto postergato a causa della pandemia da Covid-19 a far data dell'1 settembre 2021. Ma credo che faccia riferimento alla sospensione del regolamento antievasione, giusto? Sì, fanno le varie accertamenti che sono state È noto che il governo e il Parlamento, anche a seguito della sensibilizzazione dell'ANCI, stanno procedendo ad aiuti e provvidenze economiche a favore dei comuni in difficoltà finanziarie, fra questi il Comune di Palermo. Già risulta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20/12/2021 la legge numero 215 del 2021 di conversione al decreto legge numero 146/2021 che dispone agli articoli 16, 8 bis ed 8 quinques due importanti contributi di 45 milioni 407 45 milioni 407 mila 588 euro e di 24 milioni 444 mila 398 euro. E già stamattina do i numeri. Già stato approvato dal Senato in attesa della definitiva approvazione alla Camera dei Deputati della legge finanziaria 2022, specifica norma per il ripiano dei disavanzi dei comuni capoluogo di città metropolitana, tra cui Palermo. Sono i Esecuzione. famosi 70 milioni che sono stati spesi dal Parlamento. Sono i famosi 70 milioni. Sì. Esposizioni dei criteri di valutazione adottati per la formulazione, previsione, equilibrio e parte corrente, e poi fa seguito Una diciamo, tabella immensa schema di... che io non sono in grado di leggere, anzi ce ne sono diversi, devo dire. Io però mi devo fermare. Continuo io. Il superiore prospetto dimostra il raggiungimento dell'equilibrio strutturale del bilancio nel periodo considerato, così come la di tutte le misure previste nell'allegato A alla presente, nonché sulle ulteriori che di seguito si espongono. La prima ipotesi è riguardo all'iscrizione in bilancio degli effetti della norma riferita precedentemente alla legge 215 del 2021 e riconosce al Comune di Palermo un contributo una tantum per il 2021 destinato alla riduzione del disavanzo. La norma consente altresì, a seguito dell'utilizzo del detto contributo, che l'eventuale maggiore ripiano del disavanzo di amministrazione applicato al primo esercizio 2021 rispetto a quanto previsto dai piani di rientro può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi. Tale importo viene quantificato in complessivi 69.851.966,31. La seconda ipotesi riguarda l'iscrizione di bilancio di una norma non ancora approvata dal Parlamento sul Senato e che prevede il riconoscimento dello Stato e comune sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo pro capite superiore a euro 700, un trasferimento come evidenziato nel prospetto a valere per gli anni compresi nel piano. Sono praticamente il contributo per Palermo sono negli anni per il 2022 24 milioni 522, per il 2023 47 milioni 409, stessa cosa per il 2024, 39 milioni per il 2025 e 16 milioni 348 347 dal 2026 al 2042. Infatti poi la cosa va 2022 2042. Per quanto riguarda l'addizionale all'IVA c'è una tabella con il gettito base previsto, con l'incremento che hanno preventivato per i vari anni a partire dal 2021. Per l'accoglimento dei bilanci dei comuni beneficiari sarà necessario applicare aumenti all'addizionale comunale che può aumentare anche fino all'1,44 e incrementare la riscossione della tassa. Ripiano del disavanzo. Verifica delle misure adottate e programmate dall'ente per il ripiano integrale del disavanzo di amministrazione
indicazione per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio della misura portata e della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e si rinvia quindi all'allegato. Si elencano le principali misure individuate dai dirigenti e il risultato atteso per ciascuna di esse vengono illustrate nell'allegata relazione A, allegata A. Con un programma di rientro dall'intero disavanzo di amministrazione dell'ente, si rinvia al prospetto 1.3 e al contenuto delle misure di cui all'allegato sempre A. Ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario del residuo. Ripiano dei debiti fuori bilancio, importo oggi 25.539. Con il presente piano si garantisce copertura finanziaria attraverso l'avanzo di parte corrente che si prevede di registrare nell'annualità 2022-2023. Con riferimento ai debiti fuori bilancio in funzione del loro ammontare totale, l'ente non ha provveduto a ricorrere a un piano di rateizzazione concordato con i creditori da inserire nel piano di riequilibrio finanziario, non risultando pertanto nel piano di riequilibrio finanziario lo pluriennale. Alcun piano di rateizzazione per la copertura di debiti fuori bilancio non è stato, di conseguenza, necessario richiedere l'adesione dei creditori. Poi la copertura in deroga ai limiti disposti dal TUEL che sono non previsti, l'adesione dei residui, lo schema di rendiconto di gestione è stato approvato dalla Giunta Comunale con provvedimento del 298 del 18 novembre 2021. L'ente provvederà alla revisione straordinaria in una fase immediatamente successiva all'approvazione del piano di debiti di funzionamento, prese si espongono i prospetti e c'è un altro prospetto dove fa la ricognizione dei debiti indicatori al 17 dicembre del 2021. Poi, in data 17 dicembre 2021, il tesoriere comunale ha trasmesso un dettaglio delle procedure esecutive a carico dell'ente allegate alla presenza. C'è un altro elenco che è piccolissimo, non si legge niente. Poi 9, tributi locali, l'ente aumenterà le tariffe dei tributi locali anche in deroga ad eventuali limiti temporali per la TAV. 10, la copertura dei costi di servizio a domanda individuale, e c'è qui un altro elenco, ripeto, che non si riesce molto a leggere. A questo punto, il signor Ragioniere Generale ha avanzato perplessità condivise dal Collegio, mitigate dall'intenzione di aumentare le tariffe. Questo è il problema della sostenibilità di alcuni taluni servizi da parte dei cittadini che non hanno le disponibilità economiche e questo non possiamo che condividere. 11. Revisione della spesa. La programmazione della spesa deve tenere conto di un bilancio già ingessato, eliminato da possibili debiti a sorpresa da parte della società partecipata. Spesa del personale, si pensa alla riduzione progressiva in funzione della legge che pensiamo al comune, quindi via sempre all'allegato A. 13. Accesso al fondo di dotazione. Ex articolo 243 ter del TUEL, non risultano ricoprono i presupposti, ulteriori misure per il contenimento della spesa, quale la stipula di contratti di partenariato pubblico-privato ed in particolare di contratti di disponibilità, come previsto dall'articolo 138 del legislativo 50-2016, ma secondo il collegio non ricorrono i presupposti. 15. Riduzione delle spese di gestione della società partecipata. Con riferimento alla verifica ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 19 del 19 agosto 2016, numero 185, della fissazione con espressi provvedimenti di obiettivi specifici in merito al contenimento delle spese del personale delle società controllate, anche attraverso l'introduzione di limiti agli oneri contrattuali e agli assunzioni di personale, tenuto conto di quanto stabilito al successivo articolo 25. Ovvero all'assunzione a delle eventuali disposizioni che stabiliscono il loro carico, divieto o limitazione alle assunzioni di personale tenendo conto del settore in cui ciascuno soggetto opera si rappresenta non sta presso. Il Comune di Palermo ha adottato la deliberazione di giunta comunale numero 178 del 28 ottobre 2019, avente per oggetto piani di fabbisogno del personale della società partecipata triennio 2019-2021, con la quale è stato approvato il piano del fabbisogno del personale per la società AMAT Palermo Spa. AMG Energia SpA, AMAT SpA e RAP SpA, in modalità 2019, dettando le modalità e i limiti e le capacità obbligate a seguire nelle procedure di selezione del personale, così come risulta specificato nella nota del protocollo 1649-548 del 4 dicembre 2019 del servizio controllo amministrativo e giuridico delle società partecipate, nella nota protocollo 169-257 del 12-12-2019, a firma del direttore generale. La sopra citata deliberazione numero 178-2019, la Giunta, nel condividere l'atto di indirizzo del Sindaco del numero 14-69-751 del 24 ottobre 2019, ha dettato le modalità e i limiti che le società sono obbligate a seguire nelle procedure di reclutamento del personale.
Inoltre sono state adottate le deliberazioni di giunta comunale 1.14, 15, 16, 17 e 29 gennaio 2021, rispettivamente presentate Siste, Energia e 107 del 30 aprile 2021 per la società Reset, con le quali sono stati assegnati gli obiettivi specifici, strategici specifici triennali, scheda C, alle governance delle società in-house per il triennio 2020-2022. Con le citate deliberazioni di giunta comunale a seguito della direttiva sindacale protocollo numero 1378-366 del 1 dicembre 2020 sono stati elaborati gli obiettivi relativi al contenimento dei costi di funzionamento di una partecipata, in particolare l'obiettivo numero 1 relativo al contenimento dei costi operativi e l'obiettivo numero 2 relativo al recupero di efficienza sui costi delle strutture e attività strumentale standardizzata attraverso il cosiddetto in-house orientato, che auspica che nel prossimo futuro le società partecipate possano essere governate dal Comune di Palermo nel rispetto del regolamento sui controlli su cui, come detto, si torna. 16. Dismissione immobile e bene dell'ENEL. Si riferisce di vendita di immobile ERP cui corrisponde un realizzo di 25 milioni di euro. La vendita corrisponde anche al risparmio di spese per la manutenzione degli stessi. Per quanto attiene alle cessioni di partecipazione azionaria, il Comune prevede di dismettere entro il 2025 la partecipazione azionaria in ZESA per pari al 31%, 31,54%, del capitale sociale, il valore contabile di detta partecipazione in funzione del patrimonio societario corrisponde a 22.133.121 come la schema di rendiconto anno 2020 approvata con deliberazione di giunta comunale 298 del 2020. Poi riduzione di spesa degli organi politici, riduzione della circoscrizione comunale può comportare un significativo risparmio di spesa come esposto nel piano. Poi c'è l'esposizione di una situazione iniziale delle passività del Comune di Palermo, quindi un totale complessivo di 498 milioni. Conclusioni. Alla luce di come è impostato, si ritiene non possibile poter costruire un piano di riequilibrio efficiente ed efficace, basandosi sulle sole risorse dell'ente, ed in particolare sulla gestione delle entrate per la gestione dei beni propri e comunque tratti nella sfera del titolo 3 del bilancio. Né tantomeno l'innalzamento degli aliquote della tariffa potrà applicare gli effetti risolutivi necessario a traghettare l'ente negli stabili equilibri di bilancio a cui il piano è preordinato. Si ritiene che per il piano di riequilibrio, per poter raggiungere i suoi effetti a regime, ha necessità di un periodo di tempo medio-lungo e che dovrà esplicare i suoi effetti attraverso un'inversione d'andamento della distorsione coattiva e non coattiva, che al momento non dà sufficiente garanzia di riuscita, neppure a seguito della costruzione dell'Agenzia dell'Entrata in funzione, alla distorsione sulla SPA, che comunque dovrà funzionare a regime. Il piano di riequilibrio si ritiene possa avere la possibilità di espletare i suoi effetti solo se nell'immediato possa beneficiare dei contributi e delle provvidenze garantite dallo Stato, a che ciò sta per realizzarsi dalla lettura degli atti parlamentari, e solo se nel medio-breve periodo la struttura amministrativa e burocratica dell'ente potrà dare la immediata risposta per l'estensione del piano di aspetti, né è ipotizzabile una maggiore riduzione della spesa se non marginale rispetto all'attuale spesa applicata. Relativamente alla spesa del personale, si concorre sugli effetti della riduzione, ma ancor più sulla necessità di nuove risorse umane al fine di raggiungere un adeguato organico, cui la comprovata professionalità ed adeguata programmazione anche di crescita professionale possa portare verso quella auspicata transizione al digitale della pubblica amministrazione ed un evidente beneficio a livello di erogazione di servizi di qualità. Firmato il collegio delle persone. Collega Mella, quindi non c'è un parere favorevole né contrario, un parere rinviato naturalmente a quello che arriverà dallo Stato, perché così come impostato, senza le risorse che ci possono venire dal governo nazionale e anche regionale, credo che non siamo in condizione di poter avere un piano di equilibrio adeguato. Va bene, io a questo punto è arrivato un messaggio al Presidente del Consiglio che alle 11 dobbiamo essere puntuali in aula perché ci sarà il sindaco. Io mi fermerei al momento qui con la lettura soltanto del parere dei revisori dei conti e proseguirei eventualmente poi nelle prossime giornate con la lettura dell'atto in sé con tutti gli allegati. Chiedo alla signora Gnoffo se è pronta per il verbale o altrimenti lo rinviamo a domani, mi dica lei. No, no, sono pronto, Presidente. Perfetto. Allora, siamo d'accordo, procediamo alla lettura del verbale e così chiudiamo.
Allora, l'anno 2022 è riconosciuto dal mese di gennaio la Commissione rispetto alle disposizioni in materia di trasparenza, tracciabilità e pubblicità delle sedute, in ossequio alla disposizione presente del Consiglio numero 158-86-18 del 29-12-21, si riunisce in forma completamente a distanza, ai sensi di legge, mediante collegamento in videoconferenza per lo svolgimento della seduta da intendersi in via convenzionale effettuata presso la sede istituzionale di Via Monaco. Dato che la pubblicità della seduta odierna viene garantita con la sua registrazione, che sarà visionabile entro le 24 ore sul sito istituzionale del Comune di Palermo, accedendo al link, e che per forma integrante della presente verbale, alla quale rimanda per un'approfondita e puntuale conoscenza degli argomenti trattati nel corso della seduta. Alle ore 8 non è presente nessun consigliere, pertanto si rinvia la seduta di un'ora. Alle ore 9:10 sono presenti, oltre al presidente Caracausi, i consiglieri Giaconia e Amata. Il Presidente ha assistito alla segretaria Gnocco, quest'ultima in presenza presso la sede di via Bonanno 51, constatato il numero legale di chi ha aperto la seduta. All'UDG di San Binanti, la lettura e studio dell'atto deliberativo avente ad oggetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex articolo 243 bis del decreto legislativo 18, agosto 2967 e successivo. Vari ed eventuali. Prende la parola il presidente Caracausi che, in occasione dell'incontro in consiglio comunale con il sindaco Orlando, nelle prossime ore chiede di dare lettura della proposta di deliberazione di consiglio comunale, individuata al seguente numero di protocollo 157-70-56 del 21-12-2021. Avete ad oggetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale, articolo 243 bis. Del decreto legislativo 18 agosto 2967, pervenuta con email del 22-12-21 dell'Ufficio Affari Istituzionali, unitamente alla nota numero 158-1787 del 22-12-2021, a firma del segretario generale. La consigliera Mella dà lettura di alcuni allegati, si studiano oneri e man mano si commentano. Alle ore 9:39 entra il consigliere Ficarra. Si continua a leggere la lunga e complessa proposta sopra citata. Io avevo un po' menzionato, Presidente, il fatto che lei mi chiedeva della lettura del dottor Marcello Capezza, ma non la stiamo leggendo, questa parte la Vabbè, non leggiamo. si preoccupi, la leggiamo eventualmente domani, visto che è tardi, la sentiamo domani. D'accordo. Si procede poi alla lettura del verbale, che è messo in voti, viene approvato. Per me va bene? Anche per me. D'accordo. Allora, Ficarra grazie. favorevole. Ficarra Non favorevole. essendoci più interventi. Tosto, aspettiamo il collega Giaconia pure, siamo in quattro. Sì. Un attimo, collega Giaconia. Perfetto, Intanto. anche il collega Giaconia ha dato ok, quindi ha approvato l'unità di presente. D'accordo. Arrivederci. Si chiude la seduta Arrivederci. alle 10:22. Allora, sono le 10:22, chiudiamo la seduta. Buona giornata a tutti, ci vediamo in Consiglio Comunale, stacco la registrazione. Arrivederci. Ciao.